Se ti dicessimo che due grandi autori italiani vissuti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento hanno vissuto una storia d'amore travagliata da sembrare quasi un film, ci crederesti? Stiamo parlando di Sibilla Aleramo e Dino Campana, l'una scrittrice e l'altro poeta. Ne parliamo fra un attimo, ma prima, come al solito, lasciaci un bel mi piace. Quando diciamo che le vite di Sibilla Aleramo e Dino Campana sembrano quelle di un film, non stiamo andando troppo lontano dalla realtà. Pensa che dalla loro storia è stato tratto sia un romanzo, questo viaggio chiamavamo amore, che un film, un viaggio chiamato amore. Entrambi prendono il nome da un carteggio tra i due autori, di cui Sibilla Aleramo ha autorizzato la pubblicazione solo nel 1958. Ma chi sono Dino Campana e Sibilla Aleramo? L'opera più importante di Dino Campana è la raccolta di poesie Canti Orfici. Campana ha una formazione letteraria che spazia dai poeti decadenti francesi alle opere di Nietzsche, Carducci e D'Annunzio. La prima versione dei canti viene persa dal suo editore, così Campana la riscrive per intero, quasi a memoria. Una mente geniale, ma anche fragile. Viene infatti internato nel manicomio di Imola per la prima volta nel 1906, ma a quella ne seguiranno tante altre. Sibilla Aleramo è conosciuta invece soprattutto per una famosissima opera, Una donna. È con questa che Rina Faccio, il suo vero nome, guadagna la fama. L'opera prende una posizione impensabile per l'epoca. La scrittrice infatti rifiuta, con il suo romanzo, il ruolo tradizionale della donna, vista come figlia, moglie e madre, e ne rivendica la libertà e i diritti. Oggi parliamo di femminismo, che per l'epoca, prova ad immaginarlo, era davvero un tema di rottura. Così, mentre Campana acquisisce fama con le sue poesie sospese tra sogno e realtà, che hanno per tema l'oscurità, la prostituzione e le pianure ventose, Aleramo continua ad esprimere pubblicamente con le sue opere le sue posizioni progressiste e ad interessarsi di politica anche sotto il fascismo. Mentre lui intrattiene relazioni per lo più con prostitute, lei vive una vita libera ma complicata. Viene costretta ad abbandonare suo figlio a seguito di un matrimonio disastroso e vive la sua vita con numerosi amanti, fra artisti e intellettuali. Subisce critiche e giudizi durissimi, ovviamente, da parte di una società ancora molto conservatrice. Ma veniamo alla storia. I due si incontrano nel 1916. È lei a cercare Campana dopo essere rimasta folgorata dalle sue poesie. Quando si conoscono, lui ha 31 anni e lei 40, e nel giro di soli 3 giorni loro diventa un amore passionale ma violento. Lui soffre infatti di disturbi mentali e manifesta una fortissima gelosia. Così nel 1917 lei riesce a farlo visitare da un importante psichiatra, ma non lo rivede per molto tempo, nonostante cerchi di raggiungerlo con lettere e poesie. Non ricevendo risposta, si ritira ai piedi del Monte Rosa e smette di scrivergli. Sarà allora Campana a cercarla, prima scrivendo le lettere deliranti dirette alla sua casa milanese, poi entrando fisicamente nella sua abitazione a Firenze. L'ultima lettera è del 1918, non ne seguiranno altre, ma Campana resterà internato in un ospedale psichiatrico per 14 anni prima di morire. Aleramo, invece, resterà in vita fino al 1960 e renderà pubblico il loro carteggio solo 2 anni prima della morte. Ti lasciamo allora consigliandoti una poesia. Si chiama In un momento ed è stata scritta da Dino Campana nel 1917. È una poesia bellissima, piena di ironia e leggerezza, simbolo di un amore fragile e appassionato. Se vuoi, la puoi trovare nel link che ti lasciamo in descrizione, nel contenuto dedicato a lui. Bene, anche oggi dunque siamo giunti alla fine di una nuova spiegazione. Come sempre, se hai dubbi o commenti, non esitare a lasciarli qui sotto. Noi ci rivediamo nel prossimo video e se questo ti è piaciuto, mi raccomando, faccelo sapere con un bel mi piace.